meraviglioso, ci sono tantissime parate, sembra davvero di entrare all'interno di un filmetto, di una serie TV o di un videogioco, perché ovunque ti giri il zeppo di cosplayer ti fanno proprio respirare quell'aria di magia. Beh, in realtà ho partecipato semplicemente come concorrente a Ciao Darwin e poi successivamente sono stata chiamata per fare un provino proprio per la manga, e quindi oggi festeggio il mio 6° anno nella cassa di Avanti Mastro e sono molto felice. E sì, in realtà mi ha portato tantissimo, quindi devo tanto alla televisione e poi si è espanso insomma sul web quello che è il mio personaggio, la cultura cosplay, pop e nerd, ed oggi raccolgo una community di più di 1 milione di affezionati e di appassionati di fumetti, videogiochi, cartoni animati, serie TV e cinema. Sicuramente sono molto affezionata alla Sirenetta, mi ci rivedo tantissimo, mi dicono spesso che ne somiglio anche, no, fisicamente, poi è un personaggio che mi piace tantissimo perché è una donna che sfida le leggi della natura per amore, quindi ci sono particolarmente affezionata. Beh, io penso che sia il sogno di qualsiasi cosplayer quello di pubblicare un proprio fumetto, insomma alla fine è il cosplayer stesso che diventa un supereroe, quindi magari può vedere un giorno altri cosplayer interpretare me in questo caso, quindi è davvero un sogno, penso sia il sogno per qualsiasi cosplayer quello di pubblicare un fumetto, e quando Mondadori ha bussato alla mia porta per farmi pubblicare questo fumetto è stato davvero un sogno. Il fumetto ha uno studio molto importante da un punto di vista di concept e design, proprio perché ci tenevo insomma a tutti i costumi di supereroi presenti nel fumetto, ed è interamente a colori. Sì, diciamo che il cosplay mi ha aperto tantissime porte come quelle del cinema, infatti interpretando supereroi mi sono avvicinata a quello che è il mondo dei cinecomics, e quindi ho avuto anche la possibilità di conoscere e intervistare attori hollywoodiani che interpretano appunto supereroi, tra tutti Robert Pattinson nel ruolo di Batman, The Rock nel ruolo di Black Adam, Zachary Levi nel ruolo di Shazam, Millie Bobby Brown nella serie Stranger Things, insomma ne ho conosciuti davvero tanti e lo devo al cosplay. Io mi auguro di cuore di riuscire a condurre un mio programma nerd, mi piacerebbe tantissimo, magari anche un quiz nerd, e quindi sì, questo è il mio sogno, quindi continuare in questo settore, magari su qualche piattaforma digitale con un mio programma, insomma, anche perché il fenomeno della conduzione è qualcosa che mi piace davvero tanto. Mi trovo a Luca Comics, no, a Luca Comics in questo momento in qualità di conduttrice, sono al Gaming Village, ho presentato tantissimi illustratori, concorsi, tornei legati al mondo e-sports e dei videogiochi, quindi mi piace davvero tanto questo settore.